bandiera intrappolati. I bandieri intrappolò. E adesso non serve alcun processo. A morte! A morte quei loschi tagliabor, se non meritan pietà. Sta zitto, rompiscatole! E non fiatare più! Bravo, quel mezzo a mille demoni, la vostra carne brucerà. Pentitevi dei vostri crimini. Che fior di dittatore quello là! La corda lì mi calmerà! La corda, uno, ben altro ci vuol! Che soffra solo un attimo, ma questo non fia mai! E tutto non fia mai! Friggiamoli nell'olio! È troppo poco inver! Muriamoli vivi! Togliamoci il pensiero! E già togliamoci il pensiero! In nome della legge, se a noi la legge qui, se voi dietro un muro vorranti una morte, soltanto questa sorte riscattare l'incontra. Sbrigatevi, sciacalli! Mi fanno male i galli, non posso legger più. Andiamo, la palla in mano, avanti, il marcio. Spiriti dannati diverrete, non potrete fuggir mai, mai, mai. Son pentito per davvero, su muovetevi a pietate, mai, mai, mai. Un altro masso date qua, date qua, date qua. Un altro masso è pronto qua, ecco qua. Perdono, noi pentiti siamo, pentiti siamo. Questo mai, questo mai. Avanti, tempo non perdiamo! Date qua, date qua! Forza Pluto, dagli un morso, staccagli la mano! Perché state per morire, ascoltate il... Chi? Chi, peccato tanto, ogni sua colpa sconterà, e languirà d'eterno pianto, finché quel muro durerà. Sceneggiatura è di Gunther Neumann e Heinz Faust, con Liselotte Pulver, con Liselotte Pulver, con Liselotte Pulver e Heinz Baumann, e inoltre con Hanne Wiede, Elsa Wagner, Herbert Hübner, Hans Baldow, Hubert von Meyerink e Hans Clarin, Paul Esser, Hans Richter, Courtois, Georg Tomalla e molti altri. Musica Friedrich Holland. Dirigono l'orchestra Olaf Biner, Alfred Strasser. La fotografia è di Gunther Ander. Scene di Heckroth e di Schatz. Costumi di Elisabeth Urbancic. È di Harald Ehlers. La coreografia è di Nishpitz. Gli effetti speciali montaggio Hilva von Boro. Operatore Robert Hofer. Trucchi e conciature sono creazioni di Ausgobel e Bleichmeier. Per voi canteranno Fiorella Betti e Rita Savagnone, Sergio Tedesco, Cesare Barbetti e Bruno Persa, Ferruccia Mendola, Gianni Bonagura. Il doppiaggio l'ha diretto Panicali con gli attori della CBC. Negli studi Fono Roma con Del Monte Amari e Lippi, quali tecnici del suon. Versione italiana di Ruggero Fiorini, che ha scritto pure dialoghi e canzoni. Colore Eastman Color. Produzione Georg Witt. Regia
Hoffman. Lasciatemi andare! Shishimatsuki! Guardate lassù! Carlo! Carlo, che cos'è? Là! Ma volete mollarmi, Crippio? Quelli del comune sono impazziti, ci fanno demolire una casa ancora abitata. Ehi, venite fuori! Adesso vi faccio uscire io. Mordilo, Pluto! Mordilo! Mordilo, Pluto! Non c'è nessuno! Che cosa hai visto? Chi è che gridava? Oh, il tuo trattore, guarda! Mi avete stufato. Adesso vi schiaccerò come pulci. Zio Max, anche tu senti freddo? Tanto. Fortuna che siamo morti, altrimenti una polmonite non ce la toglierebbe nessuno. È l'ora dei fantasmi. Avanti, ragazzi, muoviamoci. Ancora no. Sto facendo un sogno meraviglioso. Anch'io. Ma dobbiamo scontare i nostri peccati. Tu non hai più voce in capitolo. Le nostre anime non potranno trovare pace. Dobbiamo fare una buona azione. Sì, ma prima ci serve un tetto. Se ricordo bene, qui una volta c'era un castello. È quello che ci vuole. Chissà se c'è da mangiare. Speriamo almeno che ci sia da bere. Avanti, al castello. Zio Max, cosa sarà? E che succederà se lo tocco? Non lo so, quindi lascia stare. No, una volta soltanto. Ehi, dove siete? Dove siete? Che non vi vedo. Sì, ma tu chi andrà a fuoco il castello? Spegnete la lanterna. Non c'è niente da mangiare. Io vado di sopra. Ho una fame da lupo. Vengo pure io. Sento un languorino. Ecco! Porca vacca! Zia, sono io, Carlotta. Ma che fai in giro a quest'ora?
Mi era parso di sentire dei rumori. Anche tu, allora? Che cosa c'è, Ivo? Hai fatto paura. Adesso non posso più girare per casa. È la finestra. Qui tutto casca a pezzi. E la colpa è vostra. Perché non la fate riparare? È perché tuo fratello buonanima ci ha lasciato solo debiti. E me? Oh, sì, figliola. Oh. Ah, qui si beve. Ugo. Che c'è, zio? Non puoi bere lì dentro. E perché? È una vasca da bagno per bambini. Ah, e quello cos'è? Il cordone del campanello. Il bimbo suona e viene la paglia. E voglio provarlo. Che strano campanello. Qui il bambino annega. C'è qualcuno? Ah, va tutto in rovina in questa casa. Ma qui la gente non mangia. No, non bisogna rubare. Quando si tratta di commestibili ci sono le attenuanti. Qui c'è qualche cosa. Guarda la neve. Oh, in quest'armadio c'è l'inverno e della carne. Ma tu che hai fatto, azione? Non sapevo che avessimo un cane. Sofia, dove stai andando? Contessina, in cucina ho sentito degli strani rumori. Ah, sarà stato di nuovo il gatto. Ti avevo detto di metterlo fuori, no? Quel piatto. Non avrei mica chiuso il gatto nel frigorifero. Tutta la carne è sparita. Salute. Io non ho sternutito. E chi è stato allora? A Teodoro ha dato di volta il cervello. Sai dare baci languidi. Altro che, ma dove sei? Tu puoi donarmi mille palpiti. Inviti a nozze, figurati. Ma esci fuori. Ma se non vieni mi fai piangere. Oh. C'è qualcuno qui? Peterman, hai acceso tu la radio? No, signor Conte. Eppure ho sentito della musica. Sì, signor Conte. Ah, allora è vero, hai acceso la radio. No, signor Conte. Non sarò mica impazzito. Sì, signor Conte, qui succedono cose molto strane. E chi può essere a quest'ora? Ad aprire. Cosa? Non puoi andarci sola. E ha ragione, andrai con la zia Yvonne. Mani in alto. Grazie della gentile accoglienza. Che desidera? Ho avuto un piccolo incidente di macchina. Potrei pernottare da voi? Questa non è una locanda. Ne troverà una a 2 chilometri da qui. 2 chilometri? Non ce la farò mai con questo piede. Oh, si è ferito? No, solo una storta, ma mi fa molto male. Non lo mandare via. È meglio avere un uomo in casa questa notte, Carlotta. E io cosa sono? Va bene, si accomodi. Grazie.
Grazie. Ce la fa a salire le scale? Sì. Allora dormirà nella torre. Prego, si accomodi. Spero si troverà bene, signore. A proposito, come si chiama? Dinger. Martin Dinger. Se vuole potrei farle degli impacchi, signor Dinger. No, non credo che ce ne sarà bisogno. Buonanotte. 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 Buongiorno, contessina von Sandau. Buongiorno, signor Proske. Comincia bene la giornata. Si tratta ancora di quel sequestro? No, 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 no. Oggi non sono in servizio, però vi avverto che presto vi porteranno via il mobilio se non pagate. E dove vuole che li trovi i soldi? Non ho potuto nemmeno pagare la bolletta della luce. Nessuno può darle una mano? Ma che? Perché non va a fare una visitina al signor Hartog? Non conosco questo signore, non desidero conoscerlo. Già, ma quell'uomo vi ha in pugno e purtroppo fa sul serio. Vuole togliervi il castello per farne un albergo. Questo è... Oh, che brutta faccenda. Vorrei potervi aiutare, ma... Mio buon signor Proske, si accomodi in cucina e si faccia servire quello che desidera. Ah, grazie, ma non ho appetito. Avanti. Oh, caro signor Dingen. Buongiorno, conte. Si accomodi pure. Prego. Ah, vedo che lei è un appassionato cacciatore. Guardi, con questo fucile una volta sparai a un cervo verde. Un cervo verde? E l'ha colpito? Ancora sto scappando. Teodoro, devi condurre il giro del castello. C'è da tirar fuori una bella sommetta a quei turisti. Ora non ho tempo. Del resto, scusa, non lo fai sempre tu? Ma con i bigodini in testa non posso mica mostrarmi in questo stato. La baronessa è sempre affascinante. Caro signor Dingen, potrebbe farmi un grande piacere. Ai suoi ordini. La prego, mandi via quella gente che aspetta. Oggi il castello non si visita. Concludendo si deduce che oggi di non è meglio e non è peggio di quei dì. Grazie. Grazie. Devo farle i complimenti per la sua abilità. Veramente ha detto un cumulo di sciocchezze, ma non importa, la gente crede sempre a tutto, specialmente quando uno si spaccia per guida. Sono lieto di consegnarle l'incasso di oggi, 14 marchi e 45. E un bottone rotto. Lei ci sa fare, giovanotto, le andrebbe di restare con noi? Con il massimo piacere, baronessa, almeno finché il mio piede sarà guarito. Intanto, se lei permette... 100 marchi. La mia presenza comporterà spese. Oh no, non ne parliamo nemmeno. Non posso accettare denaro. Lo darò alla società elettrica. Silenzio! Se vi permettete di rubare in questa casa. Ah, ma qui non c'è niente da rubare. Ah, sta un po' attento. Non avrei mai creduto che la gente ricca fosse così povera. E la piccola contessina che scobba dalla mattina alla sera. Noi dobbiamo aiutarla. E io sono d'accordo. Una bella rapina e la fanciulla è a posto. Oh, mio Ugo. Possibile che tu non pensi ad altro che a rubare? Eh sì, sì. Come? No. Non volete provare una buona volta a lavorare? Lavorare? Che significa? Ah, questa parola dà in volta stomaco. Che schifo. Mamma mia. Salite di sopra e rendetevi utili. No. Insomma. No. Sì, andiamo dalla contessina. Bravi, e portatemi un paio di mandorle amare e un po' di acido prussico. Ma che cosa succede? Vogliamo esserti d'aiuto, bella contessina. Oh, chi siete? I tuoi buoni amici fantasmi. Noi siamo sull'attenti, seguiamo i comandi. Parole, non avrò per dirvi. Grazie.
prego. Per te facciamo tutto, il bello ed il brutto. Non posso che ripetervi il mio. Grazie. Prego. Or devo i miei cavalli a bevenare. No, il seggio noi per te vogliamo portare. Appla. A te diamo tutto, ci piace lavorare. Amici miei, mi sembra di sognare. Noi siamo sull'attenti, seguiamo i comandi. Carote coglierò nell'orto. Prego. Grazie. Per te facciamo tutto, il bello e il brutto. Padrona, dici quando basta. Basta. Grazie. Cos'altro c'è? Vuoi vedere da lavare? No. Allora noi che cosa stiamo a fare? Là! A te diamo tutto, ci piace lavorare. Spiacente, ma non vi potrò pagare. Permetti, contessina? Grazie. Prego. E io? Cari, adesso vi saluto. Peccato. E grazie ancora del vostro aiuto. Di niente, per te facciamo tutto, non lo dimenticare. E mai non finirò di ringraziare. Contessina, prego. Grazie. Io sono lo zio Max. Il mio riverito nome è Ugo. Piacere, e arrivederci. Di polvere di rospo. Che cosa stai preparando? Una ricetta della mia Trisana. Se trovo tutti gli ingredienti, con questo filtro ritorneremo in carne ed ossa. A che serve il corpo? A farci tornare gli acciacchi? A me interessa il mio corpo, e come se mi interessa. Intento servirmene per un certo scopo. Ho visto un magnifico giovanotto. Dovresti avere uno scopo benefico, invece. Accidenti, più benefico di così. 3 gocce di estratto di demonio. Demonio. E ce l'abbiamo? Senta, lei! Dice a me? Ma crede che stia parlando ai cavalli? Dove posso trovare la contessina di Sandow? Che desidera da lei? Sono affari che non la riguardano. Allora se la cerchi. Cafona! Eh? Intende per caso rimanere qui fino alla fine dei suoi giorni? Veramente non pensavo di impegnarmi tanto a lungo. Ah, meno male. Sarò lieto di esserle vicino ancora per un po'. Sfortunatamente non è lei che può stabilirlo. Non me lo sarei mai sognato, ma mi sono messo d'accordo con sua zia, anche per l'acconto. Non mi interessa il suo denaro. Contessina, la desiderano in salotto. C'è un signore del governo. Se la propongono per un seggio al Parlamento, conti pure sul mio voto. Primo consigliere Fontekel, incaricato dei rapporti esteri in collegamento con gli interessi economici della Repubblica Federale. Il mio biglietto. Tekel, è per caso parente del colonnello imperiale Fontekel? Certamente, gentile baronessa, era il mio bisnonno. Oh, prego, si accomodi. Grazie mille. Il mio antenato ha, tra gli altri suoi meriti, quello di aver catturato e condannato un gruppo di briganti. Anche lei soffre di lombalgia. No, ci deve essere una spilla nella sedia. Oh, sono mortificata, si è fatto molto male. Per carità, non parliamone neanche. Nostra nipote, la contessina. Oh. La cafona. Accetti le mie più umili scuse. Non ho afferrato bene. Tu conosci il signore? Vagamente, non ho ancora avuto il piacere. Primo consigliere Fontekel, incaricato dei rapporti esteri in collegamento con gli interessi economici della Repubblica Federale. Il mio biglietto. Ah, e a chi dobbiamo l'onore? Si tratta di una questione di politica estera della più alta importanza. Vada al dunque. Dove devo andare? Ah, sì. Grazie.
Dunque, si tratta di questo. Il governo vuole sapere se siete disposti ad accogliere qui al castello per un certo periodo di tempo un ospite straniero. In confidenza si tratta di un sovrano. In confidenza non sono disposte le nostre finanze. Ciò non deve affatto preoccuparvi. Faremo in modo che non abbiate alcuna difficoltà. Avevamo pensato a 5.000 marchi. Al mese? Al giorno. Carlotta, bastano 2 settimane per pagare il debito al signor Arno. Lascia stare, zietta. Chi è il personaggio? Il principe Calacca di Celebriglia. Non è quello che vuol costruire la grande diga? Esattamente, un affare di miliardi, perciò è venuto qui. E perché non fa una visita ufficiale? Perché ha paura. Di che cosa? Dei capitalisti, dei comunisti, dei suoi connazionali, di tutti. Ma d'altra parte, beh, è la diga, è la diga. E perché ha pensato di nascondersi nella foresta nera? Sua Altezza ha visto alla televisione il film L'osteria nella foresta e da quell'istante ha scelto questa zona. Da noi starà bene come a casa sua. Per l'amor del cielo, a casa sua non sta bene per niente. Cercheremo di rendergli il soggiorno piacevole. Mi raccomando, signori, è necessaria la massima discrezione e soprattutto la massima tranquillità. Repichetetta! Fascista! Cavunzi! Cavunzi! Forse non hanno gradito il nostro benvenuto. Ma sono impazziti, sparano sul serio. Non lo sanno che la guerra è finita. Capitolina! Capitolina! Returno pati! Entrate, castello! Eccoli! Eccoli! Ossequio, Vostra Altezza, a nome del governo federale. Ma non c'è nessuno. Pronto, malfatta? Nullu! Allarmi falsi, attacchi finito! Ma dove? In rifugio per attentati. Attentati? Oh, oh. Apriti! 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 Affronti insolentissimi. Ma come si permette? Io non avere parlato. Cerimonie brutala. Altezza, Altezza, vi prego di perdonare. Miserabula provocazione. Misticac. Misticac. Bene, avrete di che divertirvi. Sarei tentato di rimanere davvero. Perché? Vuole andarsene. Non era questo il suo ardente desiderio? Ma come? Ha anche pagato l'anticipo. Speravo che volesse trattenermi a prescindere dal denaro. Arrivederci. Quale linea? Lascia stare, papà. Sono già qui. Allora, com'è andata, figliolo? Ce l'hai fatta con quella vecchia strega? Tutta meraviglia. Comunque, non è poi tanto vecchia. Non era della proprietaria che dovevi occuparti, ma del castello. Hai un fiammifero? Oh, di meglio. Questa è l'ultima trovata. Omaggio degli alberghi Hartog a tutti i clienti. Papà, il castello è una vecchia bicocca. Lascialo perdere. Possiedi già tanti alberghi. Ma non nella foresta nera. La gente preferisce andare all'estero. Niente affatto. Ci sono turisti che preferiscono passare le loro ferie in Germania e vanno matti per romantiche atmosfere medievali. I Sandau ci tengono al loro castello. Io tengo ai 100.000 marchi che mi debbono. Allora, quanto è grande la cucina? Non lo so. Vuoi mettermi i bastoni fra le ruote? Ti sei fatto incantare da quei morti di fame? Ti avverto, papà. Se insisti nella tua idea, non contare su di me. E se ti metti contro i miei interessi, neanche tu conta più su di me. Ciao, papà. Dove vai? A misurare quella cucina. Oh. Tutti presenti, festi. Festi, notti sacrali. Capisci? Festi! Benissimo, Altezza. Che ha detto? Principe volere tutti voi al mangiare. Stasera lui dà festa. Grazie del gentile invito. Principe comanda specialai menù. Postoculi sarpo con peppero. Postoculi? Che cos'è? Postoculi? Ottimo.
Chi lo cucinerà? Io. Con pepe rosso, paprika e sale assaggeremo una vivanda eccezionale. Ma chi lo sa poi come sarà? Importa l'effetto che fa. Con raspi gialli e vipere nere potremo al fine il nostro corpo riottenere. Ma chi lo sa poi come sarà? Importa l'effetto che fa. Cica, 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 cica. Cica, 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 cica. Non più! Non sarà troppo forte. Di più? Deve essere ben forte. Mettiamo l'altro peperoncino. Chissà che al principe non venga buon pancino. Ma se sua altezza non approverà. Importa l'effetto che fa. Sua altezza non ha mai mangiato un postoculi simile. Ah, credo anch'io. E quello che vuole? Assicurarsi che non ci sia veleno. Importa l'effetto che fa. Cica, 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 cica. Con uova marce e mandorle amare potremo al fine il nostro corpo ritrovare. Ma chi lo sa poi come sarà? Importa l'effetto che fa. Cica, 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 cica. Cica, 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 cica. Su, avanti, provalo. Lasciano un po' anche a noi. Coturino. Dove sei? Qui. Dove sarà? Adesso è sparita. Sembra incredibile che sia così svanita. Avanti, basta, vieni fuori di là. Vediamo, vediamo, vediamo l'effetto che fa. Ci ho messo troppo acido. Fa così con tutte le ragazze? Soltanto con quelle che mi colpiscono. Prego. Dare mie maschi. Scusi? Maschi. Sì, altezza, maschi. E cosa sono maschi? Femmine. Ah, le riverite maschi saranno subito qui. Maschi! Permette, altezza, la castellana contessina di Sandau. Maestata, Capuzio! Ottima, maschi! Belli involucri! Bamba sexy! Carni pochi! Grasso niente, boni! Formi classiche. Scusi. Banausi? Nausi! Do you speak English? Ni ne va. Che? Ni ne va. Parlez-vous français? No, niente. Niente lingue. Ah, gabari po' ruschi. Ni, niente ruschi. Ah, vostra altezza conosce la nostra lingua. Quando io infanti maestro insegnare poche parole. Ah. Oh. Altezza, altezza, permette la baronessa von Wildeck il conte von Sandau. Amici, non fate così, sedete fondoschieni. Ciao, belli maschi. La prego, altezza. Musiche, canzoni, saluti. Dove si trovano più uomini così prestanti? In qualche circo, forse. Da fanciulla io conobbi uomini simili. Che gioventù densa di emozioni avrai avuto. Basta! Basta! Temperamenti, canzoni! Tu canta! Cosa? Cantare, la 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 la! No, altezza, non posso. Su, su, farti pregare, cara. Canta la bella Zuleika. Ecco, la bella Zuleika. Oh, è una vecchia canzone idiota, non me la ricordo nemmeno. La bella Zuleika. E va bene. La bella Zuleika di Giappo aveva uomini a bizzeffe, ma poi però se ne stancò e disse a tutti quanti no. Seppure i califfi sfiorano le sue scarpette con i baffi, lei, 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 pensate un po', diceva chiaro e tondo no. Persino al gran sultano disse no. La sultanessa non voleva fargli, disse: non mi toccare, non mi seccare, la testa io voglio sopra il collo con serbare. Non mi toccare, non mi seccare, accanto a te la mummia non mi va
di fare. Là nel deserto è meglio fuggire, se trovo un uomo che mi vuole concupire. Gli salto in braccio e tu sai perché, quell'uomo del deserto di te ne fa tre. Non mi seccare, noi nel deserto andiamo. Non mi toccare, lasciami stare. Tu danza, io? Tu! Ah, sì? Mi spiace, si rivolga a un'altra. Niente resistenze, tu danza. Guardi, non se ne parla proprio. Quell'uomo, in fin dei conti, è un principe del sangue. Cerchi di accontentarlo. Contessina, la scongiuro. In nome del governo della Repubblica Federale, la prego. Sì, sì. Niente tu, tu. Maestate. Buonanotte. Buonanotte, maestate. Maledettissimi. Maschi! Che ti prende, bel moretto? Appetiti erotici. Enormi appetiti. Non hai ancora mangiato oggi? Mi è appetiti non venire da stomachi. Speriamo bene. Oh, ti dare baci, amorissimo. E che mi dai in cambio? Tutti i cosi che vuoi. Ecco, bigiotteria. Così c'è. Dove andare, maschi? Devo squagliarmela, sto per scomparire. No, no, resti, bellezzi. Se resto, me ne vado subito. Portare altri bigiotteria. Oh, mi sento venir meno. Questo è il mio volere. Dove essere? Maschi! 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 No, no, scordatelo, amico. Che bellezza, con questa roba la piccola potrà riscattare tutto il castello. E come facciamo a dargli? Li nascondiamo come sorpresina. Per te facciamo tutto. Fuori! Altri maschi? No! No! Voglio ricompensa per schiaffi enormi. Aiuto! Bombi sexy. Aiuto, aiuto! Bombi! Oh, maschi! 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 Dai, Pluto, acchiappalo! Besti malvagi! Mamma! Mamma! Maschi! Oh. Che cosa fa lei qui?
Qualcuno dovrà pur proteggerla, no? Posso fare da sola. Insomma, vuole decidersi a lasciarmi. Preferisco rischiare anch'io uno schiaffo. Oh, mi lasci, per favore. Se Sua Altezza Reale si offende, il signor Hartog l'avrà vinta. Chi? Un tale che vuole accaparrarsi il castello. Si chiama Hartog. Mai sentito. E che diavolo vuol farne? Un albergo con orde di turisti vocianti e scalmanati in cerca di atmosfera. Una profanazione. Non posso pensarci. Oh, ne sono convinto. Ho bisogno di bere qualcosa. Che posso offrirle? Grazie, non bevo liquori. Niente vizi? No, gli altri ce li ho tutti. Facciamo così, mi dia un whisky e soda senza whisky. Sembra che lei non prenda mai niente sul serio. No, non sempre. Cioè? Lei è la sola donna che riuscirebbe a trascinarmi in chiesa. Scusi, Sam, ma per questo bisogna essere in due. Certamente, lei e io. O forse è già impegnata. E se lo fossi? Avrebbe commesso un errore. Perché sono io l'uomo che fa per lei. Potrei sapere che lavoro fa? Sì. Un po' di tutto. C'è qualcuno che si occupa di lei? Sì. Fino a ieri. Una donna? No. Mio padre. Ma abbiamo avuto uno scambio di idee un po' vivace e allora... Alla salute di suo padre. Dice. Che programmi ha per l'avvenire? Spero che qualcuno si prenda cura di me. Ah, sì? Lei è un tipo strano, lo sa, il signor Dinge? Non questo nome, la prego. Mi chiami semplicemente Martin. Sarebbe molto più carino e oltretutto le darà modo di abituarsi. A cosa? So che la mia vita farai cambiare. Ma ci si deve amare. Non lo scordare. Forse arriveremo innanzi a un altar. Ma ci si deve amare. Non lo scordare. Chi lo sa se insieme la mattina a braccetto andremo a passeggiar e spingendo una carrozzina. Il mio parere non vuoi domandar? Non spezzarmi il cuor, non dirmi di no. Dovrò pensarci un po'. Ora non so. Con te sempre, amore, voglio stare. Ma ci si deve amare. Non lo scordare. Mi permetto di ricordare a Vostra Altezza la conferenza economica. Che strano. Che succede? Aprite! Apriti! Non capisco. Servi! Presto! Su, sbrigatevi! Aprite la porta! Presto! Svelto! Bene. Dov'è Sua Altezza? Andata! Dove? Forse su una vesua in riviera. E lei che fa? A me avere chiudere dentro. Ma no, questo non è possibile. Principe ha dimenticato bigiotteria, mandare me a prendere. Perché non l'ha presa? E a guardare e cercare, tutta bigiotteria, fiuggi. Come fiuggi? I gioielli non spariscono ma così. Ma me l'ha rubati, io volevo riandare da principe, sentire ridere in aria, porta chiusa, io chiuso. Ehi voi, venite qui. Sprangate tutte le uscite, che nessuno lasci il castello. Sì, signor primo consigliere. Immediatamente. Sì, signor primo consigliere. Ora vedremo se ho la tempra del mio bisnonno. Azione!
La polizia arriverà da un momento all'altro. Lei non penserà che siamo stati noi a rubare i preziosi? Io non penso, sono un funzionario del governo. Tutti gli abitanti del castello sono riuniti qui? Peterman è giù al portone. Lo vado a chiamare, presto. E non vedo neanche il signor Dinger. La chiamo io. Martin. Stava cercando qualcosa? Posso aiutarla? Non si trovano più i gioielli del principe, scomparsi. Che ci fa con questa planimetria? Addio. Sono stato scoperto. Oh, Martin, so che tra poco arriverà la polizia. Se è stato lei a prendere i gioielli, li renda, dirò di averli trovati. È la prima volta questa che mi chiama per nome, malgrado sia un noto delinquente. Allora li ha rubati lei? Comunque ho una complice affascinante. Presto, dove li ha nascosti? Troppo tardi. Strano per davvero tutto quel che accade qua. Schulz, prenda nota se una traccia scoprirà. Qui c'è un bottone rotto. Qui c'è il gabinetto. Lei. Ho già detto tutto. Voi siete i poliziotti. Quella porta dove dà? Inutile sarà. Un caso assai sospetto. Chiarirlo si dovrà. Dobbiamo frugare tutto. Sono gli ordini che abbiamo. Dunque andiamo, dunque andiamo. Dunque andiamo. Lei ha dichiarato a verbale che il principe è entrato qui. Sì, stavo per mettermi a letto. A che ora? Le 11 meno 20. E come lo sa? L'orologio di mia nonna è molto preciso, lo vuole vedere? Allora, dov'è? Non importa, posso offrire qualcosa a lor signori? Prego. È sua questa? Oh, ma come può essere finita qui? E di questa cosa sa? Contessina, è meglio che confessi ogni cosa. E questo cos'è? Non vedo che cosa ci trovi di così divertente. Chiedo scusa, ma adesso so chi mi ha combinato questo pasticcio. Sono stati i miei amici fantasmi. Chi? Convengo che la cosa vi sembrerà poco credibile. Ah, infatti. Invece è proprio così. Sono stati i fantasmi. Ora vedrete. Ehi, voi! Fatemi sentire. Ehi, no, non potete lasciarmi nei guai. Su, venite fuori. Sentite. E lei è in arresto. Sì, ma mi dici che scopo potevo avere per rubarli? Certo, per far fronte alla sua estrema povertà. Smetta la commedia, tanto non ci incanterà. Voi siete dei pasticci, non lo vorrà negar. E per i vostri impicci vi stanno per sfrattar. Non le sembrò vero quando il principe arrivò. Se n'era appena andato che lei il colpo organizzò. Noi tutto ormai sappiamo. Procedere dobbiamo. Dunque andiamo. Dunque andiamo. Dunque andiamo. Cissi Matuchi. Zio. Perché non avete aiutato la mia? Non potevamo. Era pieno zeppo di poliziotti. È una nostra vecchia regola. Dove ci sono i poliziotti non è aria per giusto. Noi. Giusto. E adesso la ragazza è nei guai. Perché? Perché l'hanno arrestata. No, no. No, no, no. E chi li ha i gioielli? Quella testa pelata. Non gliela farò pagare. Vieni, Ugo, riprendiamogli il maltolo. Hai ordini. Zio, aspetta! Arrivederci. Guardi, è andato via. Che c'è di strano? C'è che l'autista sono io. Cosa? Eh? Allora lo inseguo! Più forte! Più di così non va. Per forza c'è il freno a mano tirato. Ma io non l'avevo messo.
E ora che cosa succede? Non vuole andare. Ma si capisce se spegne il motore. Ma io... Che prendo la mia gamba! Ah, che succede? Non capisco! Non sarà mica ubriaco! No! Se non è ubriaco è impazzito! C'è uno che mi fa il solletico! Ah, sciocchezze! Se siamo soli noi due qui! Fermi! Fermi subito! No, frena! Scenda. Lei? Una mano lava l'altra. Stamattina lei voleva aiutare me, ora io aiuto lei. Ma così si rende mio complice. Sono pronta a scontare qualsiasi pena, naturalmente nella sua cella. Attento! Fermi! Non frena! Documenti, prego. Ho molta fretta. L'ho visto. Qua, le mie credenziali. Sono incaricato di un'importante missione politica. Guardi qui nella mia borsa. E questo cos'è? Un momento. Qui nella mia borsa vedrà... Eh no! Senta un po', lei! Signor primo cosa... Sono spariti! Ah, là! Là! Ferma! La ferma! Io ti condannerei all'ergastolo. Non è il momento di scherzare. Ma era una dichiarazione d'amore? Tutte bugie. Senti chi parla. Perché? Che ho detto? Geniale quella storiella dei fantasmi. Come l'hai pensata? Ma esistono veramente, ti assicuro. Speriamo che qualcuno ti creda. E adesso che cosa si fa? Cercherò un albergo e telefonerò al mio avvocato. Ma dove siamo? Non lo so. Ah, laggiù c'è un cartello. Vado a vedere. Sei molto gentile, grazie. Mezza zampetta, un po' di polvere di coda di civetta e la magia riuscire dovrà. Vediamo l'effetto che fa, che ne dite, brava gente? È un effetto sorprendente. È il vostro turno adesso di bere. Come sarete, ho una gran voglia di vedere. Ottima cuoca, se in verità. Mi piace l'effetto che fa. La 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 la. Ma che succede? Ugo, zio Max, venite, è l'ora del cocktail. Su, forza, vedete. Ugo! Cos'è sta roba? È silenziale. Per il mio stomaco sarà forse letale. Ma che ci hai messo, di? Non ci va? Importa l'effetto, l'effetto, l'effetto che fa. Cicca, 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 cicca. Avete i gioielli? Siamo uomini d'onore. E l'automobile del pelato dov'è? Andata. A pezzi.
Non potevate prenderne un'altra? Ci dici sempre che non dobbiamo rubare. Manca ancora qualcosa. Sotto il cappello. Allora siamo d'accordo. Questa roba... Qui ce n'è ancora. Questa roba deve tornare al principe, così nessuno l'avrà derubato. Ci penso io. Dov'è quel bel moretto? Quelli di sopra dicono che è andato in riviera. Non preoccuparti, lo troverò. Già, caro nipote. Voi andrete in prigione? Sì. No. No. Per colpa vostra la piccola è al fresco, andrete a liberarla. E dove? L'hanno portata in un paesucolo sperduto sul Reno, come si chiama... Bon. Già. Prendete un po' del mio filtro, vi servirà. Ah, grazie. Ma come ci arriviamo? Affari vostri. Vieni, Ugo. Lei il proprietario? Cosa volete? Il negozio per ora è chiuso. Ugo, guardi in che stato è mio nipote. Lo vorrei rivestire da capo a piedi. Le conviene collaborare? Ma si figuri, vuole qualcosa di particolare. Grazie. Sceglieremo noi, se non le dispiace. Vieni, Ugo. Rilassati. Zio! Non essere impaziente, tra poco sarai bellissimo. Un, due, l'apparenza inganna, un, due, tre. Pur se son poveri in canna, vogliono tutti figurarsi. Il tuo prossimo vuoi abbindolare, è l'aspetto che devi curare. Si rimane a bocca asciutta, se non ci si butta, è così, se la vi. Dite, non sono elegante? Forse un po' troppo sgargiante. Ullala, guardami qua, sembro un vecchio comico di varietà. Qui criticare non puoi. Sembri un perfetto playboy. E le donne più belle impazzire faremo, oi, staranno tutti appresso a noi. Un, due, l'apparenza inganna, un, due, tre. Pur se son poveri in canna, vogliono tutti figurarsi. Il tuo prossimo puoi abbindolare. È l'aspetto che devi curare. Si rimane a bocca asciutta, se non ci si butta, è così, se la vi. Tu sei vestito da bullo. Tu da perfetto citrullo. Caro mio vecchio zio, guarda il portamento disinvolto. Sono invitato ad un party. Prego, vorrei accompagnarti. Balli in maschera, pranzi, gala, opera. Oh, viva l'alta società! Un, due, tre. Pur se sono poveri in canna, vogliono tutti figurar, perché il mondo non abbia capito che il vestito il signore non fa. Questo vale come il dito, e ne approfittiamo, per fregar la città. Buongiorno. Un, due, fa vedere le gambe, Un, due, tre. Se sei dritta e ci sai un poco fare, quanti polli potrai rimarchiar? Si rimane a bocca asciutta, se non ci si butta, forza avanti tutta, è così. Se ciao, Pupi!
trovare il principe Calaca? Non qui, sul suo yacht. Le mostro la strada? Avanti, che aspetti? Bello, vero? Oh, molto bello, sì. Oh, oui, oh, oui, oh, oui. Questo vento non fa rilassare. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Oh, drink proprio divino, sì. Oh, oui, oh, oui, oh, oui. Non è carino? Molto carino, sì. Oh, yes, oh, yes. Maschi! Maschi! Ciao, amoretto! Le piace Brahms? Non so che tipo è. Mewi, mewi, mewi. Non sono carini? Molto carini, sì. Bei cagnolini. Ma capricciosetti! Oh, oui, tesori mia, oh, oui, ma il oh, fantaggio! Oui. Guarda che cosa ti ho portato. Bigiotteria per tutti. Uh-huh. E tutte robe tue. Ah, oh, mio principe d'oro. Ecco la maschera che avere scegliuto. Dove mi porti? In mia cabina privata. Ah, di nuovo sottoterra. Sì, vieni. A proposito, dobbiamo andare subito a Bonn. La piccola per colpa tua è in prigione. E tu cosa mi dare in cambio? Hai ancora erotici appetiti. È norma. Aspetta un momento. Dare, dare anche a me. Ah, no, tu mi diventi troppo sensuale. Andiamo? Sono due signori che desiderano parlarle, prego. Il colloquio potrà durare al massimo 5 minuti. Io non voglio parlare con nessuno. E tantomeno con quello. Ti prego, ascoltami, Carlotta. Cella, la prego. Andiamo, signorina, sia ragionevole. Carlotta, ho portato con me l'avvocato Horn. È il miglior legale che io conosca. Sono il consulente del signor Arthur. L'avvocato dice che devi insistere con quella storia dei fantasmi. Si può sempre sostenere la tesi dell'infermità mentale. Volete lasciarmi in pace, sì o no? Carlotta. Hai abusato della mia ospitalità. Hai giocato con i miei sentimenti, come fa il gatto con il topo. Ma non dire sciocchezze. Dico quello che voglio. Sta zitta e ascolta. No, no e no. Insomma, io ti amo, hai capito? Non sono io che voglio prenderti il castello, ma mio padre. Non è così. Non dire bugie. Ti sei introdotto in casa mia come un volgare spione. La storia del piede, tutte bugie. Io non ti voglio più vedere. Il tempo concesso sta per scadere. Non vuole proprio fare la pace il suo marito, signora? Quell'uomo non è mio marito. Che strano. E allora perché bisticciate tanto? Anch'io sono molto perplessa, eccellenza. Non so spiegarmelo. Come dice, eccellenza? No, il principe non c'è. Come dice, eccellenza? Ah, la commessa per la diga. Niente per ora. Ma posso assicurarle che io mi adopererò al massimo delle mie... Pronto? 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 Ha interrotto, non è vero? Come siete entrati? Oh, questo non ha alcuna importanza. Siete della stampa? Potremmo anche esserlo, se è per questo. Ma parliamo di lei piuttosto. Quando intende dare le dimissioni? Dimissioni? Qui si sono fatte tante cose sporche senza che nessuno abbia mai pensato di dimettersi. E ora, se siete così gentili di andarvene... Noi non abbiamo fretta, brutto boia. Ma voi chi siete? Ti ricordi i briganti della Foresta Nera? Non agitarti, sta calmo, prendi fiato. Buono! Mi rovini il nodo. Ascoltami, vecchio caprone. Sarà roba autentica. Metti in tasca. Adesso tu verrai con noi dal giudice istruttore e gli dirai di liberare la piccola, hai capito, carogna? E se non lo fai, ti gonfio di cazzotti.
Zio, ma è tutto bagnato. Poverino, ho paura. Ah. Già. Ecco fatto. Ah, buono, buono. No, noi ti siamo amici. E io vi ammazzo. Prego. Grazie. Mani in alto o sparo. Oh, fa pure, amico mio. Anch'io ho l'artiglieria. Cretino. Mi hai rovinato il vestito. Ah. Ah. Aiuto. 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 Zio. Mi sento venire meno. Anch'io, purtroppo. Dov'è il filtro? Signor Zipfitz, arresti quei due! Chi? Pensa che i fantasmi non esistono in realtà. Ricredersi dovrà, ricredersi dovrà. E se ad aprire gli occhi infine si deciderà, nostalgici fantasmi scoprirà. Giusto, la gioventù deve essere educata alla difesa. Proprio così, signore. Guardi qua, questo piccolo cacciabombardiere. O forse questi cannoncini atomici tanto carini. Bello. Chi pensa che i fantasmi non esistono in realtà, ricredersi dovrà, ricredersi dovrà. Pensa che i fantasmi non esistono in realtà, ricredersi dovrà, ricredersi dovrà. Non vorrà farci credere che nella Repubblica Federale esistono dei fantasmi. Sì! Qui non ci sono fantasmi! Chi pensa che i fantasmi non esistono in realtà, ricredersi dovrà, ricredersi dovrà. E se ad aprire gli occhi infine si deciderà, nostalgici fantasmi scoprirà. Silenzio in aula! Dopo molti esami psicologici approfonditi, ho potuto constatare, senza alcun dubbio di sorta, che l'imputata è una persona di sesso femminile. Di sesso guardi femminile, un po' qui. La quale, detto in parte, guardi questa foto, conosce quelli. Cerca di evadere. E i gioielli li ha mai visti? Fra mezz'ora saranno qui. Da una forza è in visita ufficiale. Silenzio! Vostro onore, la prego di sospendere temporaneamente l'udienza. Non sarà impazzito, spero. Io sono in grado. Noi siamo in grado di presentare qui entro un'ora i gioielli che si dice siano stati rubati. Giusto, andiamo. Silenzio! Fate silenzio! Siamo pronti qua, sono pronti là, presenti sono le autorità. Siamo pronti qua, sono pronti là, ciascuno al proprio posto sta. Stendardi d'or, fanfare, fior ministri, ambasciatore. Il benvenuto al principe, siamo lieti noi di porgere. Amici diplomatici, sarà un eccelso onor. La real maestà, tosto arriverà. Ma lo so, non mi deve informare. Bravo, ma non vi stia a secca. La puntualità, di rigore qua. Lei svolazza e starnazza lì su, lì giù, orsù non mi interrompa più. Questa marcia menagramo, è meglio che gliela cambiamo. Cos'è questo vaccan? In guerra più non siamo. Sua Altezza sta per arrivare. Il mio discorso dov'è? Non so. Sarò costretto a improvvisare. Chissà che mai dirò. Oh, 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 siate benvenuti. Oh, oh. Siamo felici di ospitarvi qui. Oh, 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 siate benvenuti. Oh, oh. Accoglienzi buoni, grazie, grazie, sì. Via, 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 questa porcheria, via, via. Che cosa c'è, maestro? Cosa fa? Via questo bumbumba, meglio assai la rumba che tutti ci rallegrerà. Thank you.
andiamo via. Potremmo usarlo come coperta la notte. Glielo chiedo per l'ultima volta. Chi sono i suoi complici? Dove sono i gioielli? Grazie. Ehi, ecco chi ha i gioielli. E lei chi sarebbe? Mi chiamo Caterina Hasselbeck. Nata? Nel 1790. Silenzio! Non è il caso di scherzare. È pregiudicata? Certo, e come? Ricordo che nel 1820 ho usato violenza a un seminarista. Guardi che la incrimino per disprezzo alla corte. Come ha avuto quei gioielli? Da me. Sono il principe Calacca. Suppongo che lei sia il derubato. No, 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 no. Quelli robi essere miei regale. Via, 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 via. Insomma, i gioielli sono stati trovati, sì o no, nella stanza dell'imputata? Chi è che li ha messi là? Noi, Eminenza. Visto? E lei chi è? Eccellentissimo. Ha mai sentito parlare dell'assalto ad una diligenza postale nell'831? Siamo stati noi. Era su tutti i giornali. Abbiamo avuto ottime critiche. L'idea fu sua. È molto gentile. È mio zio. La roba buona è sempre sua. Ah. Oh, 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 la mandibola! Silenzio! O faccio sgombrare l'aula. E voi uscite subito di qui. Ma siamo stati noi a rubare i gioielli. Voi dunque confessate? Sul vostro onore. Allora vi dichiaro in arresto. Grazie, ben volentieri. Buongiorno. Arrivederci. Siamo pronti. Venite con me. Grazie. Ciao. Altezza, ora mi permetta qualche domanda. Parla con te. Sì, ma fare presti. Mi aspettare ministero per firma contratti opulenti. Contratti? Se firmerà, sua altezza la sua diga avrà. Se firmerà, a noi darà petrolio e soldi in quantità. Se scrive come sa parlare, la croce può anche far. A noi interessa il liquido, a lui la diga solida. E qui si illude il misero. Benissimo, principe. Posso fare i miei auguri a vostra altezza e chiederle quando il nostro governo potrà disporre del contributo di 5 miliardi per la costruzione della diga? Voi disporre? Sì. Ma soldi non prendere io? Attenzione, signorina. Male in carcere? Anch'io ci sono stata, un giorno solo. Poi si convinsero che mio marito era stato veramente avvelenato dai funghi. No, non andare di là, c'è il signor Hartog. Chi? Hartog. Adesso gli dirò il fatto suo. Il signor Hartog? Ho finalmente il piacere di conoscerla. Il piacere non è reciproco. Non vuole accomodarsi? Posso servirmi di una delle sue poltrone? Scusi, sono io che ho fatto i debiti o è stata lei? I debiti li ha fatti mio padre. Se fosse stata intelligente, non avrebbe accettato l'eredità. Ma io non sono intelligente. Odio le persone che pensano solo al denaro, denaro, denaro. Negli affari non c'è posto per i sentimentalismi. Me ne sono accorta. In particolare con suo figlio. Cosa? Invece di accumulare tanti quattrini, poteva dargli una buona educazione. Che cosa è diventato? Un fannullone, un Don Giovanni da strapazzo, un vagabondo e anche un bel bugiardo. Non è un bugiardo uno che si introduce qui di soppiatto e mi fa l'occhio di triglia allo scopo di portarmi via il castello? Basta e far di così. Più. Ho anch'io diritto di parlare. Mio figlio voleva che rinunciassi al castello. Ah, sì? Invece di reggere il gioco di suo padre, si è messo dalla parte di una certa contessina. Adesso non parlano più. Forse gli è saltata la gola. Allora è proprio vero. Sì. Ci scusi, possiamo portar via le poltrone? Non si porta più via niente. Anzi, riportate tutte indietro. Oh, grazie. Mi piace tanto la gente che sa quello che vuole. Forse il signore vorrà fermarsi a colazione. Veramente dovevo essere a casa per mezzogiorno, ma visto che è già la mezza.
Ora devo veramente andare. Aspetti, perché tanta fretta? Non gradirebbe un'altra tazza di caffè? Ci concede il piacere di averla a pranzo con noi? Grazie, volentieri. A questo punto non mi vergogno di chiedere ospitalità per la notte. Ma sarà un onore. Alla salute, signor Hartog. E onore al cacciatore. Il cacciatore ringrazia. Carlotta, versane un altro po'. No, no, fra no. Cinque ore dovrete andare a caccia. La grappa mi dà la mano sicura. No, no, sua sorella ha perfettamente ragione. Andiamocene a letto. Le abbiamo dato la camera del principe. Oh, grazie, bambina. E non si preoccupi per Martin. Domani gliene dirò senz'altro quattro. Buonanotte. Buonanotte. No, aspetta. La accompagno io. Buonanotte. Va a letto, zietta. Ci penso io. Sì, bambina. Buonanotte. E spingendo una carrozzina. C'è nessuno! Lascia che ti spieghi. Non è colpa mia se mio padre è venuto a prendersi i mobili. L'ho cercato dappertutto, ma non sono riuscita a trovarlo. Non vuoi entrare? O hai di nuovo una sorta al piede? Ma allora? Non li hanno portati via? Ma forse tuo padre ci avrà ripensato. Questo lo escludo. Tu non conosci quel vecchio testardo. Ecco, ti sei raffreddato. Per forza, con questo tempaccio ti preparerò un whisky e soda. Senza soda. Sai che sono astemio, no? Adesso lo berrai come medicina. E se poi mi sento male? Su, bevi. Solo perché sei tu. Bisognerà sempre fare di testa tua. Che vuol dire sempre? Credi che ce la faremo con 600 marchi al mese? Beh, potrei trovarmi un posto di cuoco. E tu lo faresti? Cosa credi? Io so cucinare bene. Solo dovremmo accontentarci di una casa molto piccola. E che cosa ne farò dei miei cavalli? Li sistemeremo sul terrazzo. Hai sentito? Sono ritornati. Chi? I miei fantasmi. Oh, tesoro, smettila con questa storia. Vieni, te li mostrerò. No, preferisco un altro whisky. E va bene. Oh. Ah, tutti giù! Ehi, me lo fareste un gran piacere. Per te facciamo tutto. Ordina e sarai subito servita. Dovrete convincere Martin che voi esistete veramente. Oh, sarà un gran divertimento. Voi ci state? Certo. Sta tranquilla, gliene faremo vedere delle belle. A che ora dovremmo venire? Diciamo a mezzanotte. D'accordo. D'accordo. Grazie. E concludendo si deduce che agiri. Non è meglio e non è peggio di quelli. Non avrei mai creduto che questa roba fosse così buona. Adesso non devi più bere. Eh già, la bottiglia è vuota.
Perché spegni la luce? Siamo soltanto noi. Vero che vogliamo bene? È la nostra specialità. Guarda come dorme questo. Tra poco si sveglierà. Vuoi spaventarti, sì o no? Collettiva, tutti insieme a me, pronti? Alto, basso, alto, basso. Vieni, tesoro. Guarda, Caterina, quando vede un uomo perde subito la testa. Non c'è niente da fare, dorme come un... Io comincio ad essere stanco. Bella figura ci facciamo. Devo avere i reumatismi, mi scricchiolano tutte le giunture. E allora? Non spaventarti, contessina. Ai! Non è giusto, non erano i pacchi. Passa il pallone, passalo! Ecco, l'azione è inizio a centrocampo. Ugo dribbla in mediano avversario, vince il tackle e lancia di precisione all'ala. Joykel ferma il pallone con il petto. Avanza di pochi passi e lascia partire una stangata formidabile. Gol! Io torno subito, vado a prendermi una birra. Scusaci, contessina, noi abbiamo fatto il possibile. Andiamo. Carlotta, un fantasma! Venga, signor Jackson, venga. Signorina, barone von Zeckel, inviato del governo, vuole annunciarci. Prego, signor Jackson. Che strani sogni si fanno quando si beve troppo. C'era una testa per terra e della gente che ci giocava a pallone. Ma non lo hai sognato? Quelli erano i miei fantasmi. Oh, via, Carlotta, non ricominciare. E va bene. Finalmente. Allora non erano fantasmi. Ti ringrazio. Prego. Avanti. Come sta? Si è rimesso? Carlotta, ti porterà via i mobili. Ma insomma, la vuoi lasciare in pace? Non parlare così a tuo padre. Il mio astemio figliolo ha alzato il gomito. Io alzo quello che mi pare, ma tu lascia in pace Carlotta. Lo farei se mi ridesse i 100.000 marchi. Te li darò io, a 20 marchi al mese. Grazie. Contessina, c'è un americano che vuol parlare con i suoi fantasmi. Ti prego, Sofia, ripetilo più forte. C'è un americano che vuol parlare con i suoi fantasmi. Stupido. Signori, è quasi finito. Venite di sopra, c'è uno che chiede di noi. Ah, è giovane o vecchio? Vieni dall'America, là tutto è possibile. Un americano magnifico. Adesso forse potremo fare delle buone azioni. No, un momento, prima beviamo un sorsetto così ci presentiamo in forma. A me! Attenti! Oh, idioti!
Adesso dobbiamo aspettare che ricresca l'erba del diavolo. Pluto, questa roba non fa per te. Pussa via. Well, io vorrei, come si dice, acquistare i suoi fantasmi. Il signor Jackson viene per incarico del governo americano. Sì. Thank you. Allora, mi potrebbe chiamare questi signori? Siamo già qui. Già finito il filtro, se no ci vedeste in carne ed ossa. Oh, c'è anche una gentile signora. Yes, darling. Non vogliono accomodarsi, prego? Prego, sedetevi pure. Well, voi fareste una buona azione per l'umanità? Non aspettiamo altro. Di che si tratta? E quanto... quanto pagherete? Voi cosa chiedete? 20.000 per ciascuno. 100.000 tutti. Il cane è gratis. Ok. Ma non vorrete accettare il denaro, spero? Non è per noi. È per te, contessina. Gli uomini, sempre un'idea fissa. Per te facciamo tutto. A me un bacchetto. Vi avverto però che l'impresa non è senza pericoli. Cosa mai può succedere a un fantasma? Vi ringrazio a nome di Werner von Braun. Auguri. Scesi matuki. Signori, siete pregati di allacciarvi le cinture di sicurezza e di non fumare. Tra pochi istanti atterreremo sulla Luna. Spero che abbiate fatto un volo piacevole. Prego. Più gas, più gas! C'è un russo che ci vuole sorpassare! Rapporto dall'Explorer 175. 5 fantasmi conquistano la Luna. Passo e chiudo.